Buongiorno, caro cugino. Buongiorno. Ho lavorato anch'io questa notte. Ho sognato che in questo fascicolo c'è la chiave del mio tesoro spagnolo. E se non fosse per la mia vista, l'avrei esaminato io stessa. Come vanno le cose al castello? Tutto normale, signorina. Soltanto il capitano Larocque, nei giorni scorsi, ha destato qualche apprensione per la salute. Me ne dispiace molto. Benché con tutta franchezza devo confessarvi che a conti fatti il vecchio corsaro non mi piace molto. Nessuno mi toglie dalla testa che abbia fatto traffico di schiavi. Ma no. Il figlio invece non sembrava nemmeno suo figlio. Era un gentiluomo, voglio dire. Chi sarà a quest'ora? È la fortuna di Francia. Oh, Margherita, che sorpresa. Buongiorno, signorina Angelina. Buongiorno, signora Dio. Buongiorno. Ah, hai corso come una pazza, eh? Lo vedo dal colore del tuo viso e dalla luce degli occhi. Vengo dalla fattoria dei Langlois e brucio l'assicchi. Ti guarderò bene da darti da bere, affaldata come sei. Però ci devono essere ancora delle fragole fra quelle aiuole. Davvero? Benissimo. Vi prego, signora Dio. Staccate una foglia la più larga possibile. Ci servirà da vassoio. Guardatela, cugino. Non sarebbe degna di essere uno di noi? Sapete, caro cugino, da un po' di tempo non posso vedere Margherita senza fare a meno di pensare... Che cosa? Niente. Che cosa ne pensate voi, piuttosto? Su certi argomenti io devo rinunciare a pensare. Scusatemi, signorina. Torno alle mie carte. Credo che possano bastare, signorina Giuselinda. Ogni tre raccolte ne ho mangiate due. Per me è sufficiente. Anche per noi, in tal caso. Su. Su, venite, caro... Caro signor Oddio, occupatevi un po' di queste signore. Sarà bene che io vada, la mamma sarà in pensiero. A presto, signorina Giuselinda. Buongiorno, signor Oddio. Buongiorno. Ma come? Non accompagnate la signorina, signor Oddio? Ne sarei onoratissimo. In questo caso non mi resta che concedervi l'onore. Me ne sono grato. Grazie, signora. Siete un angelo. Che ragazzo. Ai miei tempi avremmo fatto più presto ad intenderci. Signor Dio? Sì. Mi spiace.
dispiace di avervi disturbato oggi. Voi eravate in riservato colloquio con la signorina di Furoe. È vero, signorina, ma troverò sempre del tempo da dedicarle. Avete molte premure per la nostra cara signorina Giselinda. Mia madre ve ne è grata. E la figlia di vostra madre? Oh, io mi emoziono meno facilmente, sono più diffidente. Non è il caso, signorina. Non ho l'abitudine di giudicare con leggerezza le azioni umane, perché esse hanno generalmente due aspetti. Voglio sperare che le vostre premure per la signorina Giselinda siano dettate da nobili sentimenti, ma... Ma? Ma non posso pensare che le facciate la corte senza sperare nella sua eredità. Permettetemi di compiangervi, signorina. Sinceramente. Compiangermi? Sì, signorina. Debbo proprio esprimervi la rispettosa compassione alla quale mi sembra abbiate diritto. Compassione? Non ho il piacere di capirvi. Eppure è semplicissimo, signorina. Se la delusione su ciò che il bene, il dubbio e l'aridità di spirito sono i più amari frutti dell'esperienza di una lunga vita, nulla al mondo merita più compassione di un cuore angustiato dalla diffidenza ancor prima di aver vissuto. Ma voi non sapete quello che dite e dimenticate che parlate. È vero, signorina. Un po' non so quello che dico, un po' dimentico a chi parlo, ma siete stata voi a darmene l'esempio. Bisogna chiedervi scusa? Temo di sì, signorina. Se uno di noi due dovesse chiedere scusa all'altro, quello sareste voi. Voi siete ricca, io sono povero. Voi potete umiliarvi, io non posso. Ebbene, signore, scusatemi. Massimo, queste sono cose comprensibili. In complesso non potete lamentarvi. Qualche piccola umiliazione, qualche rospo da ingoiare. Ma non dovete dimenticare che voi qui siete semplicemente il signor Odio. A proposito, siete riuscito con tutti a mantenere il segreto? Ve lo domando perché parlando stamane con la signora Larocque ho avuto l'impressione... Sì, infatti la signora Larocque sa. È stata la signorina di Furoe a confidarglielo. Bene, bene. In ogni modo non dimenticate che voi siete qui soprattutto per il bene della vostra sorellina, eh? E ci rivediamo a pranzo? No, ho promesso alla signorina di Furoe che sarò da lei oggi. Sono l'unica persona al mondo alla quale la cara vecchina ha voluto affidare il voluminoso carteggio della sua famiglia, nella speranza di trovare il documento che risolverà la sua causa. Ed è una speranza, no? Del tutto infondata, immagino. Ma mentendo, sono convinto di compiere un'opera buona. Oh, certamente, ragazzo. Arrivederci. Arrivederci.
signor Odio. Buongiorno, signorina. Avete da fare? Volete venire a passeggio con noi? Scusate, signorina, come dite? Domando se volete venire a fare una passeggiata con Alain, Mervyn e me. Sì. Bene. Prendete il vostro album, allora. Siete meravigliati di questo mio invito? A dire la verità, un poco lo sono. Nessuna meraviglia. Il fatto è che noi siamo meno puntigliosi di voi. Mia madre, che non so perché pretende che vi si tratti con tutti gli onori possibili, mi ha pregato di immolarmi sull'altare del vostro orgoglio. E io, da figlia obbediente, mi sacrifico. Ecco. Non mi domandate dove vi conduco. Affatto, signorina. Mi è indifferente. Vi conduco nel paese delle fate. Ne avevo qualche sospetto, infatti. Andremo alle grotte d'Ars e assisterete al meraviglioso spettacolo del coraggio di Mervyn che si getterà nella corrente per riportare a riva il mio fazzoletto. Con tutte le medaglie che si danno a Bambara nel vostro paese, se ne potrebbe anche appuntare una al valore civile sul petto, voglio dire sul pelo di Mervyn. Pensate, ha rischiato di affogare pur di riportare il fazzoletto a Margherita. Ah, che bello essere il mondo fosse.
nuotare e possibilmente a quattro zampe. Di cani, in altre parole. Desolato, signorina, veramente desolato. Se fossi stato presente io non avrei esitato un istante. Là, mi sarei gettato. Avreste fatto uscire dagli angeli il torrente, per quanto addomesticato è ancora un torrente che non sopporta chi non sa nuotare, signore. Se i ricordi d'infanzia non mi tradiscono, una volta io sapevo nuotare. Non solo non sapete nuotare, ma non sapete nemmeno mentire, signor Di Bevalan. Questo è un merito, signorina. No, in questo caso è un difetto. E voi continuate a tacere, signor Odio, perché non siete per sapere che siete stato voi a salvare Merlin. Zitto, lei. Se la signorina Margherita preferisce così. Bene, ma se voi permettete noi andiamo in giardino. C'è la signora Aubry e la signorina Eloen che ci stanno già aspettando. Andate pure. Io piuttosto che abbandonare questa poltrona preferisco fare la fine del signor Di Bevalan. La mia fine? La pancia, signore. Aspettate un po' d'anni e poi mi saprete dire. È una sfida, signor Di Bevalan. Vogliamo andare? A più tardi, mamma. E voi, signor Zio, non vi unite alla brigata? Ho del lavoro arretrato, signore. I poderi del De Martin mi hanno procurato qualche noia, vorrei sistemarla. I poderi, i conti. È disgustoso questo vostro attaccamento al lavoro. Noi vi siamo già abbastanza obbligati per i vostri servigi, no? Un po' di compassione. È il mio dovere, signore. Ancora? In Europa si lavora troppo, questa è la verità. Non per nulla le Antille stanno agli antipodi. Laggiù si riposa 6 giorni alla settimana e il settimo si lavora. Ma poiché il settimo cade sempre di domenica, così si evita anche quell'unico pericolo. Signor Odio, siete un gran bravo ragazzo. E non crediate che non mi accorga delle sgarberie che mia figlia si prende il gusto di usarvi. Piuttosto, lo so, il vostro destino di gentiluomo è quello di sopportarle. La signorina, in questi ultimi tempi, un po' più preoccupata del solito, ecco tutto. Lo sareste anche voi se fosse la vigilia di prendere marito, no? Perdon, scusate, no, volevo dire moglie, si capisce nel vostro caso. Ma visto che oramai voi vi siete immalinconito a tal punto da essere considerato un vero amico della nostra famiglia, io voglio farvi una domanda. Che cosa ne pensate del signor Di Bevalan? Il signor Di Bevalan? Credo possegga una considerevole fortuna, inferiore alla vostra, questo sì. Oh, signor Dio, vi prego, smettetela di giudicare il vostro prossimo così, come un amministratore. Cercate di giudicarlo come una creatura umana. Io desidero sapere il vostro parere del signor Di Bevalan e non sulle sue sostanze. È quello che si dice un gentiluomo? Oh, per l'amor del cielo, giorno d'oggi siamo tutti gentiluomini, persino noi donne. No, vi prego, siate più preciso. Voi pensate che renderà felice mia figlia? Suppongo che non la renderà infelice. Oh, è già qualcosa. Ma per il mio temperamento veramente è ancora poco. E la signorina di Poroi, che ne pensa? Oh, tutto il male possibile, come di tutti gli uomini, del resto eccettuato voi. Ma sapete, zitella con me, lei non può avere molta esperienza in materia matrimoniale. Ciò significa che tutto ormai è deciso. No, neanche per sogno. Se lo fosse, Margherita sarebbe più tranquilla, non irritabile come ora. Ah, che ragazza. Ma voi riuscite a indovinare che cosa le passa nella testa? No, di certo, signore. È colpa mia. Ho tirato troppo forte. Sarà difficile riprenderlo ora. A lei? Provate ancora a scuotere l'albero. È inutile, ci ho già provato. Il volano si è impigliato. Me non importa, in fondo si tratta soltanto di un volano. Dimenticate che quello che vi portai io da Parigi non posso permettere che vi rinunciate. Ma abbiamo tentato ormai in tutti i modi. C'è ancora la probabilità di un tentativo. A lei? Avete un coltello? Un coltello? Volete accoltellare qualcuno? Soltanto un ramicello. Ma non sarebbe più semplice arrampicarsi sull'albero? Arrampicarmi? Mi credete forse un selvaggio? Peccato. Grazie, Alain. Io non vedo come voi possiate. Gentili signore, ora vi mostrerò come valga assai più l'intelligenza dell'uomo che l'agilità della scimmia. Ci capite qualche cosa voi? Vogliamo chiamarla prudenza questa? Come vedete, Margherita, l'impresa sembra impossibile, dato che rami più lunghi di questo non riusciremo a trovarne. Ma ecco che per servirvi io aguzzo l'ingegno.
Amico? Basta un metro di più e il mondo appare già tutto diverso. Non vi sembra di esagerare, signor Di Bevalan? Vi dico soltanto che vorrei avere la penna di George Sand e il pennello di Salvatore Rosa per comunicarvi l'emozione che provo in questo momento, così sospeso tra l'aria e l'acqua. E ora, a noi, signor Volano! Caro capitano, devo dirvi che come vostro avversario sono molto contrariato, ma come vostro medico sono molto soddisfatto. Ah, riconoscete dunque che sto demolendo le vostre ultime resistenze, eh? In verità, ora ve lo posso dire, ci avevate preoccupato alquanto nei giorni scorsi. Io disperavo. Ah, la vostra preoccupazione è stata la mia fortuna. Ah, sì? Eravate così sicuro che sarei definitivamente stecchito che avete rinunciato a curarmi e così io mi sono salvato. Ultima partita, ma non sarebbe più dignitoso per voi che vi ritiraste, dottor Desmarais, eh? Ma vi siete mai ritirato voi quando comandavate l'Amabile? Oh, che domanda! Io ero il capitano Larocque, maneggiavo colubrine e non contagocce. Volete la riprova decisiva del vostro crollo? Vediamo. All'arrembaggio, dunque, miei prodi. Sei. Quanto è bello, Dio mio. Riconoscete anche voi che è bellissimo. Siate anzi felici e rinunciate, credetemi, a inaridire in voi la sorgente di queste lacrime. È sacra. Del resto, non potreste riuscire. Devo riuscirvi. Questa emozione mi ha colto di sorpresa. Odio tutto ciò che è bello.
E perché mai? Perché la bellezza è inutile. Sono bella. Eppure non posso essere amata. Dio mi ha fatto tanti doni nascendo. Tutto quello che una ragazza può sognare e può desiderare. Ma coprendomi di una ricchezza assurda, direi quasi disumana, mi ha tolto con una mano tutto ciò che mi aveva donato con l'altra. A che servono la bellezza, l'intelligenza, la sensibilità? Lo sapete che cosa vuol dire non credere mai a nulla? Ma se qualcuno mi amasse per me stessa, per quello che sono, e non per quello che vale il mio patrimonio, ma io non lo saprei. Non lo crederei mai. Diffidare. Diffidare sempre. Ecco la mia condanna. Io non potrò mai amare. Tutto ciò che è bello, tutto ciò che fa sognare, tutto ciò che parla di cieli proibiti, io lo allontano, lo sfugo. Lo odio. Non ne voglio sapere. Signor Dio, non l'ho cercato io questo momento. Non ho calcolato bene le mie parole. Mi sono aperta a voi spontaneamente. E se mai nel passato io avessi potuto offendere la vostra sensibilità, credo che ora voi possiate perdonarmi. Signorina, è molto triste tutto ciò. Vi precludete la felicità da voi stessa. Non dite più nulla, basta. La mamma sarà già arrivata alla fattoria dei Langua e ci starà aspettando. E si fa buio. Con il funerale del povero Saint-Cast e l'abbiamo concluso con questa meravigliosa passeggiata alla fattoria dei Langoa. Ma soltanto tu, Margherita, mi sembri più preoccupata del solito, il che è tutto dire. Sai che cosa mi ha detto la signorina Joselinda? Che ci deve essere un diavolo annidato nel tuo cuore, che bisognerebbe esorcizzarlo più presto, prima che possa diventare acida tu, come la signora Aubry o come la vedova Saint-Cast. Mamma. La signora ha ragione. Tacete voi. Ma il signor Odio è il nostro amministratore. Dal momento che lui conosce lo stato della nostra rivoltante ricchezza, può anche conoscere i nostri disappunti spirituali, no? Il nonno ci starà aspettando. Sarà bene rientrare, mamma. Sì, certo, cara, subito. Sì, ma non te la sarai presa male, spero, no? A lei? A lei, vi prego, fateci luce. Signor Odio, se voi volete cenare con noi. Grazie, ma prima vorrei fare un salto nella mia camera. Io comincio a sospettare che voi teniate un diario. A più tardi. C'è troppa luce, potrebbero vederci. Voglio vedervi bene in volto, ma che cosa temete? È tardi, quella carrozza che abbiamo sentito.
sentito poco fa. Era certamente la loro. Ma se dovevano andare fino alla fattoria dei Langua, e poi che cosa importa? Tacci, Giuliano, ti prego, siete ragionevoli. Come potrei esserlo con voi vicino, Gabriella? Non lo sarete abbastanza da sposare lei con tutto il suo denaro, abbandonandomi come una cosa inutile. Non avete ancora capito, dunque. Ma come avremmo potuto essere così felici oggi se io non vi amassi, se non vi amassi veramente? Volete che vi ripeta ancora una volta che Margherita per me non è... Gabriella! Tacete! Almeno tacete! Dovrei vergognarmi di me stessa. Via! Via! Andate via! 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 Conoscete male. Voi mi avete tolto la vostra amicizia, ma io vi ho conservato la mia interamente. State tranquilla. Non una parola uscirà dalle mie labbra. Vi giuro che sono una donna onesta. Posso crederlo, ma devo ammettere che non fate niente per dimostrarlo. Su, su, coraggio. Non c'è nulla di irreparabile. C'è qualche cosa che posso fare per voi? Ma che cosa volete fare? Se siete voi, proprio voi, l'unico, il vero responsabile. Siete ingiusti. Io ammiro la vostra intelligenza, la vostra bellezza, ma non vi ho mai illusa. Non ho mai superato i limiti di una franca amicizia. Vi sembra umiliante tutto ciò? No. Umiliante dovrebbe sembrarvi l'amore di un uomo che non ha nessuna intenzione di sposarsi. Che cosa ne sapete voi? Non tutti gli uomini sono cacciatori di dote. Avete un animo cattivo, signorina. Buonasera. No! 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 No, ve ne andate. Aspettate. Aspettate. Cercate di capirmi. Cercate di comprendere questa mia vita inutile. Perché? Perché? Che cosa io di diverso dalle altre donne? Da queste altre donne ricche? Che io devo servire come una schiava? Perché? Ho un cuore come il loro. Eppure devo accontentarmi solo delle briciole di una modesta felicità. Già, potrebbero essere 10.000 volte migliori di quello che sono. Io le odierei ugualmente. Ma che cosa dite? Sì, sì, le odierei ugualmente per il semplice fatto che sono dei padroni. Massimo, Massimo, perdonatemi. Disprezzatemi finché volete, ma è così, così, così. Vedete? Vi fu un momento nella mia vita in cui io credetti di potermi salvare. Ma voi mi respingeste. Perché? 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 Troverete anche voi un giorno la vostra vera felicità. Troverete chi sia degno del vostro cuore. Ma chi credete di essere voi? Per potermi parlare così. Io. Io ho un dovere da compiere, fino in fondo. È uno scopo da raggiungere del quale non posso in alcun momento dimenticarmi. Gridatelo dunque il suo nome. Urlatelo dunque, chiamate Margherita. Che volete la sua dote? Signorina Loen, vi proibisco. Cosa? Cosa mi proibite? Vi credevate cieca, vero? Sorda, sciocca. Bene, vi siete ingannato. Massimo di Chancy! Com'è?
Sapete? Sì, tutto. Ho sentito la signorina di Poroy quando lo confidava a Donna La Rocca. Dietro le porte. Non peggio di voi ad ogni modo questa sera. Avete fatto un bel piano voi e il vostro amico Le Pen. Milioni di Margherita La Rocca fanno volare la vostra miseria. Ma vi strapperò la maschera io! Veramente desolato, non so. No, no, non è niente, non è niente. Chiedere, a lei, scusa. A lei, vi prego. Io sono veramente desolato. La vostra storiella è divertente, signor Di Bevalà, ma non mi convince. Voi verrete con noi al castello dei Tarot. Credetemi, Margherita, ma non è possibile. A parte il fatto che io conosco appena i Tarot e che le feste improvvisate riescono quasi sempre delle desolanti riunioni, non avrei nemmeno il tempo di tornare a casa per cambiarmi d'abito. No, voi andrete a casa, vi cambierete, poi andremo tutti quanti al castello dei Tarot. Più si è, meno ci si annoia, anche se tra i più ci siete anche voi. Mi avevate detto che mi trovavate migliorato. Non molto, ma avete tempo. Ma non vorrete che cavalchi in abito da sera? Vi metteremo in carrozza. Risultate molto meglio in carrozza che non a cavallo. Credo che la signorina Margherita debba darvi degli ordini. Signorina? Niente. Inconcepibile. Non occupatevene. Se preferite così, io obbedisco. Ma permettetemi di manifestare tutto il mio profondo rammarico per non poter intervenire come vorrei. Signor Di Bevalan, il vostro rammarico è del tutto inutile. Se ho creduto opportuno non obbedire agli ordini della signorina, mi ritengo tuttavia i vostri e li attendo. Benissimo, signore. È proprio quello che desideravo. E da un pezzo. Non ero altrettanto impaziente, ma lo desideravo anch'io. Vogliate perdonarmi, signore? Giovanotti vogliono spararsi addosso col rischio solo di perdere qualche pezzo indispensabile di se stessi. Ah, ma io non voglio rendermi complice di una simile carneficina. No, 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 no. Se mia figlia è pazza, non lo sono io. Margherita! Permettetemi però di ripetervi che tutto ciò mi sembra una pazzia autentica. Personalmente non potrei giurarlo, ma ho sentito dire che il signor Di Bevalan usa sia la sciabola che la pistola egualmente da forsennato. Tutti i mancini, quando impugnano un'arma, sembrano dei forsennati. Ma è soltanto polvere negli occhi. Ma almeno foste mancino anche voi, signor Massimo. Ecco lei. L'affido a voi. Se il signor Di Bevalan avrà la mano più sicura della mia, recapiterete al più presto questa lettera al signor Le Pen. Signore. Su, su. Andate a riposare. E non pensate, ci andrà tutto bene. Avanti. Grazie a lei. Potete andare. Buonanotte, signore. Signore, giudicherete irregolare, fuori dalle consuetudini, questo mio passo. Ma ringraziando il cielo, il mio stato di servizio è tale da pormi al di sopra di ogni sospetto o malignità. D'altra parte, questa sera ho motivo di essere tanto felice da non poter conservare né astio né rancore. Obbedisco a degli ordini che giudico particolarmente sacri. Per farla breve, sono venuto a tendervi la mano.
Intendete con ciò chiedermi scusa? Se proprio lo ritenete indispensabile. Sì. Posso? Se questo è il vostro desiderio. Ora sono perfettamente a mio agio per comunicarvi quello che mi hanno incaricato di farvi sapere. Parlate. Margherita, la signorina Larocque, poco fa in un momento di evidente distrazione, si è rivolta a voi per dare un ordine che probabilmente non era per voi. Certo, dal vostro punto di vista avete avuto ragione di sentirvi, come dire, toccato. Per cui, insomma, le signore si rendono conto e vi pregano di dimenticare l'accaduto. Dal canto mio non posso far altro che unirmi al loro desiderio, anche perché proprio da questa sera ho acquistato il diritto di farlo. Intendete dire? Che finalmente entro a far parte della famiglia e perciò sarò lieto se vorrete continuare a prestare i vostri indispensabili servigi in casa Larocque. Temo di non potervi accontentare, signor Di Pevalà. Permettetemi almeno di avere una buona speranza. Approfittiamo dell'occasione per rompere la barriera di ghiaccio che ci ha sempre divisi. Innanzitutto vi sono obbligato perché ho saputo che avete espresso un parere abbastanza favorevole alle mie nozze. La signorina Margherita, avete detto, non sarà felice con me, ma non sarà nemmeno infelice. Del resto, credo che Margherita non potrebbe essere felice con nessun altro uomo, perché nessun altro uomo potrebbe parlarle in versi dalla mattina alla sera. Per quanto mi riguarda, io cercherò di rendere felice Margherita nei limiti dell'umanamente possibile. La luna, per esempio, non potrò mai dargliela. Rendo l'idea? Perfettamente. Ma vorrei lasciarvi con una faccia diversa. Siete troppo serio, mio caro signor Odio. Siete giovane, siete bello, siete sano, sapete persino montare a cavallo. Cercatevi qualche distrazione. Per esempio, la signorina Loen. È una bella figliola, libera, gentile. Fatevi sotto, amico mio. A domani, signor Odio. A domani. Vediamo adesso quale altra tristezza ci sarà riservata.
No, 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 questo è troppo. Però è stupendo, no? È stupendo. I Castelli hanno voluto essere molto generosi, molto. Però c'è un dio dei vasi e della giustizia. Ecco, questo era il pulpito che desideravo per la mia cattedrale. Cugini, mi ascoltate? Sì. Lasciate un momento tutte quelle carte, tanto... Come? Credete che non sappia? Che non abbia capito. Non c'è niente tra quelle cartacce che possa farmi tornare in possesso di ciò che è mio. Ma allora? Allora continuiamo le ricerche. Almeno sarà una maniera per passare il tempo. Che cosa avete, Massimo? Non ho nulla. Vi assicuro. Ma se lo capirebbe anche un neonato, che in voi c'è un tarlo, un continuo divorio. Vi prego di non torturarmi, signora. Torturarvi? Io vedo un gran bravo gentiluomo, il marchese di Chancy, soffrire. Soffrire nella vana ricerca di una rassegnazione che il cuore gli nega. È per questo che volete partire. Ma no. Innanzitutto cercate di farvi una ragione e poi prendete esempio da me. Io so che la mia battaglia è perduta. No. Lo so. Lo so nonostante i vostri sforzi. Eppure non recedo. E poi, credete che ci sia una gran differenza fra la fantasia e la realtà? Voglio dire, fra la realtà e i nostri sogni? Niente affatto. Certo, occorre saper sognare. Sì, capisco che per un giovanotto abbracciare la ragazza che ama o abbracciarne il fantasma è diverso. Ma anche per questo è tutta questione di abitudine. Possiamo avere tutto a questo mondo, tutto con la nostra fantasia. La mia cattedrale è come se ci fossi dentro anch'io. Quelle colonne, mentre un grande organo diffonde una musica. Thank you.
Chi è il custode di questa torre? Io stesso, signore. Io sono il mandriano della tenuta del signor Conte. Passo la giornata lavorando la paglia oppure con le mie bestie. E quando vengono dei forestieri per visitare la torre, sono io che apro loro la porta. Come ti chiami? Ivone. Ecco per te, Ivone. Oh, grazie tante, signore. E non hai paura a startene solo fra queste mura? Oggi giorno no, signore. Ma quando comincia a farsi notte, un altro paio di manche. Scommetto che ci sono delle fate, delle streghe in questi dintorni. Oh, no, queste sono sciocchezze. Sono spaurati che si usavano una volta. Adesso non ci crede più nessuno. Però... Però? Se mi parlate della donna nera, la donna nera è un'altra cosa. Ah, c'è una donna nera? Sicuro, c'è chi l'ha vista. È una signora con un lungo mantello che passeggia tutte le notti fin sulla cima della torre. Ma si sta avvicinando un temporale. Sarà bene che richiami le mie bestie. Mi tratterrete molto nella torre? No, sta tranquillo. Fra pochi minuti me ne vado. Siete voi, signorina? Scusate, signorina. Non sapevo che foste qui. Me ne vado. Un momento, signorina. Rispondetemi senza riguardi. È vero che ho dei torti. Dei torti gravi verso di voi. Non ho mai pensato questo. Veramente? Certo, signorina. E allora perché volete partire? Signorina. Tutti dicono che la causa sono io. La vostra partenza recherebbe un grave dolore a mia madre. Se dipende da me, io desidero che le venga risparmiato. No, non temete. Della mia decisione voi non ne avete colpa alcuna. È la verità. Sì. Ma è proprio una decisione definitiva. Sì. Partirò fra qualche giorno.
non appena avrò sistemato il contratto col nuovo fattore del Bressone. Come volete. Quando è così non ho altro da aggiungere. Bene, si è fatto tardi. Farà bene ritornare. La porta è chiusa. Come? È chiusa dall'esterno. È impossibile. Sarà stato Ivone. Ivone? Chi è Ivone? Quello sciocco ragazzo, il custode. L'avrà chiusa mentre noi stavamo lassù. Beh, chiamatelo, non dovrebbe essere lontano. Ehi tu, Ivone! Torna indietro! Cazzo, come il diavolo! Non ci sono altri usciti qui. Vieni. È impossibile che siamo qua dentro. A casa cominceranno a preoccuparsi. E poi è impossibile. Muovetevi, fate qualche cosa. Dobbiamo uscire di qui a qualunque costo. Questa porta resiste a tutti i miei sforzi. Non c'è che il terrazzo, ma con uno strapiombo di 20 metri. Ma non potremo restare qui tutta la notte. Signorina, vi prego, non inquietatemi. Tutto potevo attendervi da voi. Meno questo. Marchese di Chantilly. Il mio nome? Marchese. Anche voi. Sentioso e vile, e vile. Ma cosa dite? Disonorarmi agli occhi di tutti. Ecco il vostro piano, ma non vi riuscirà. Non mi conoscete. Dopo una cosa simile, io sarei pronta a togliermi la vita, pur di non legarla alla vostra. Ma non dite assurdità. Come fate? E quando questo vostro gioco vi fosse riuscito, ma quando anche io avessi avuto la debolezza, ma che specie di uomo siete? Riflettete, ritornate in voi. Io vi do la mia parola d'onore che siete ingiusta. Riflettete, i vostri sospetti non hanno il minimo fondo di verità. Io non ho potuto in alcun modo predisporre alla macchinazione di cui mi credete capace, di cui mi accusate. E quando anche l'avessi potuto, con quale diritto me ne credereste capace? Tutto quello che so di voi da questo diritto. E già che ci siamo, va bene che vi dica una volta per tutte quello che da tanto tempo mi sta a cuore. Ma che cosa siete venuto a fare nella nostra casa sotto un nome falso? Io e mia madre vivevamo tranquille e felici e voi ci avete portato un turbamento e un disordine che non conoscevamo. E per raggiungere il vostro scopo, per riassestare le vostre fortune, avete abusato della nostra confidenza. Siete passato soprattutto, vi siete preso gioco di noi. Ora è inutile che vi offriate il vostro onore di gentiluomo. Un onore che sia già dimostrato capace di tante bassezze, perché non posso, non vi potrò mai credere. No, statemi bene. Io vi amo, è vero. E mai amore più profondo, più disinteressato, più puro è potuto fiorire nel cuore di un uomo. Ma anche voi mi amate e mi uccidete. Ma voi parlate di cuore offeso e ferito. E che cosa ne fate del mio, in quanto al mio onore? Vi dovrete ricredere su questo onore. Vi giuro che se morirò, mi piangerete. Ma se vivrò, mai e poi mai, vi giuro, vi sposerò. Per quanto vi adori, anche se vi gettaste in ginocchio ai miei piedi, mai vi sposerò. È un giuramento che vi faccio, Margherita. E ora pregate
Pregate Dio che compia questo miracolo. Massimo!